Oh, allora ragazzi, eccoci qui, tornati sul canale per una video recensione. Era da tanto che non vi portavo un video del genere, diciamo un po' vecchio stile, dove parliamo approfonditamente di un prodotto. E quest'oggi, come letto dal titolo, parliamo di lui, o meglio Samsung Galaxy S10e, uno smartphone che, come ben sapete dai social o comunque in generale, a me è piaciuto veramente tantissimo. Quindi direi proprio di non perderci in troppe chiacchiere, perché forse ci sono troppe cose da dire su questi nuovi Samsung Galaxy. Quindi, che dire, se vorreste qualche informazione in più, vi consiglio comunque di andare sul canale di Telefonia Granata. Lì ho fatto una recensione leggermente più breve, ma comunque, in generale, se volete anche informazioni sul modello di acquisto con magari i gestori, siamo sempre a vostra completa disposizione, quindi link in descrizione. Per invece altri acquisti o altri link, trovate tutto sempre in descrizione, anche per sapere qualcosina in più. Detto ciò, direi proprio di iniziare, quindi pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, grazie mille per il supporto e nulla, visto che il sondaggio è andato bene, parliamo approfonditamente di lui. Partiamo. Ragazzi, questa sarà la nostra postazione, ma prima di iniziare ad andare ad unboxare e a vedere un po' tutte le caratteristiche di questo bel prodottino, voglio un attimo farvi vedere una cosa che di solito si fa alla fine, o meglio il prezzo di questo smartphone. Utilizzerò il mio OnePlus 6 per comodità, perché poi andremo a vedere un po' il tempo di accensione eccetera, ma comunque in generale vi volevo dire una cosa. Questo è uno smartphone che, eliminando il prezzo standard e ovviamente eliminando anche i prezzi che si possono appunto raggiungere tramite i vari gestori, e per quello vi consiglio di andare qui sotto nei commenti sui canali di Telefonia Granata, siamo sempre a vostra completa disposizione. Voglio un attimo far vedere un po' quello del prezzo online, e se su eBay già si trova a circa 660 euro, su Amazon già sta scendendo un pochettino, infatti lo troviamo a 764 euro. Quindi è uno smartphone che già inizia a soffrire di deprezzamento, quindi vedremo un pochettino in generale come andrà questa cosa. Ma in generale adesso direi proprio di partire con l'unboxing. Quindi vi volevo semplicemente dire che, per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, ci siamo secondo me. Ma comunque andiamo un attimino ad unboxare, quindi togliamo la parte principale. Qui andremo a trovare i soliti fogliettini che non vi sto nemmeno a far vedere, mentre qui subito andremo a trovare il nostro bellissimo smartphone, colorazione gialla, cosa che viene richiamata anche sulla scatola. E direi proprio di andarlo ad accendere. È un po' lurido, questa è una cosa che mi dispiace. Vediamo un attimo il tempo di accensione, e nel frattempo vi faccio vedere che qui c'è ovviamente il caricatore, e ovviamente abbiamo anche l'adattatore Type-C USB che Samsung ci ha abituato ad avere ormai già da un po' nelle varie confezioni. Togliamo questo qui, mettiamolo qui, e ovviamente vi dico anche che all'interno della scatola andrete a trovare delle cuffie AKG, in questo caso colorazione bianca, ma se prendete altre colorazioni escono anche nere. Devo dire molto molto carine e si sentono ovviamente molto bene. Poi qui c'è sempre il solito cavetto USB Type-C per la ricarica. Ma adesso questa è una cosa che sinceramente non vorrei tediarvi troppo, quindi andiamo subito ad analizzare lo smartphone. E già vedete una cosa, o meglio che ho adattato questo sfondo che ho visto da Marcus Brownlee, molto molto interessante, perché va a nascondere un po' la fotocamera che è proprio qui. Ma comunque sblocchiamolo subito, e ragazzi si è già acceso. Adesso vediamo proprio avvio dello smartphone, diminuiamo un attimino la luminosità in modo che anche voi lo vedete un pochettino meglio, ed ecco qui già il telefono. Allora, qui stanno arrivando tantissime notifiche, ma mentre arrivano e si aggiorna un pochettino per quanto riguarda le notifiche, voglio parlare un attimino del design. Allora, abbiamo vetro anteriore, vetro posteriore. Devo dire, questa colorazione è abbastanza caruccia, però sinceramente non mi fa proprio impazzire. Sta facendo e sta spopolando sul web, però sinceramente sono più per i colori, diciamo, classici, quindi mi fermo al bianco e nero. Ma comunque in generale molto molto interessante, diciamo un po' sportiveggiante, ecco. Poi abbiamo una doppia fotocamera qui, il doppio modulo, dopo l'andremo ad analizzare meglio, con ovviamente il flash e il riconoscimento del battito cardiaco. Qui potete anche analizzare questo. Detto ciò, abbiamo un bel frame lucido, devo dire la verità molto molto interessante, in una colorazione quasi si può dire oro, non so come specificarlo, ma comunque non è proprio argento come le altre colorazioni, mentre ovviamente nella parte anteriore andremo a trovare
un vetro Gorilla Glass Full HD Plus, che poi andremo ad analizzare anche questo a breve. Detto ciò e detto un pochettino di queste cose, di cosa vogliamo parlare proprio per iniziare? Beh, visto che si sta sbloccando in maniera molto veloce, vi dico proprio gli sblocchi. Come potete vedere, questo qui è lo sblocco con diciamo il riconoscimento del volto, che devo dire funziona molto bene. Infatti, lo state vedendo, sono dietro la videocamera e come vedete è anche molto molto veloce. Doppio tap e potete anche accedere in questo modo e lui appunto si sblocca in maniera molto molto veloce. Ma la cosa che sinceramente a me ha più colpito è proprio il riconoscimento dell'impronta digitale che abbiamo qui al lato. Vi parlo un attimo del comparto proprio del frame. Abbiamo ovviamente tasto on off che funge anche da impronta digitale, andremo ad analizzarla proprio a breve, mentre qui nella parte sinistra abbiamo volume su, volume giù e tasto Bixby, e poi abbiamo ovviamente qui l'entrata Type-C per la ricarica, jack per le cuffie. Ottimo, io apprezzo tantissimo questa scelta da parte di Samsung. E poi ovviamente abbiamo lo speaker che però funziona stereo, andremo ad analizzare a breve anche lui. Ma cos'è che vi stavo dicendo che mi piace veramente tanto? È il riconoscimento dell'impronta digitale. Direi un attimo di abbassare qui il volume, perché sennò arrivano le notifiche e diciamo mi dà fastidio durante il video. Ma comunque il riconoscimento dell'impronta digitale, secondo me, è molto ma molto più valido di quelli sotto al display. Sì, molto più moderni, molto interessanti, va bene, ci sta, ma secondo me questo qui è molto affidabile e inoltre anche molto veloce. Infatti, guardate qui, 10 volte su 10 mi ha sempre sbloccato lo smartphone. Veramente, ragazzi, secondo me Samsung ha lavorato molto bene anche sotto questo punto di vista. Quindi c'è veramente poco, poco da dire. Lato sblocchi, devo dire che è migliorata. Un'altra cosa che mi è piaciuta, o comunque mi è piaciuto del lavoro di Samsung, è proprio quella che è stata la cura della nuova interfaccia. Molto, molto interessante. Non voglio appesantirvi troppo sotto questo punto di vista, perché ci sono forse troppi video online che riguardano proprio la nuova interfaccia di Samsung. Ma vi posso dire che è molto leggera, è fatta molto bene. E a me piace particolarmente. Inoltre ha aggiunto, diciamo, una certa velocità proprio nell'utilizzo quotidiano, che andremo a analizzare anche in questo caso a breve. Detto ciò, analizzato un po' il design, analizzato un po' queste cose, vorrei analizzare subito il display, che a me piace veramente, veramente tanto. Una cosa che vi consiglio assolutamente di fare è andare un po' nelle impostazioni, andare in schermo, ecco che ho sbagliato. Allora, andiamo in impostazioni, andiamo in schermo e da qui dovete andare a cliccare su Vividi, assolutamente, perché questi sono i colori naturali. Non so se riesco a farvi vedere un pochettino la differenza, ma vedete che i colori sono leggermente più spenti e non è una cosa proprio bella. E comunque lo smartphone esce proprio in questo modo. Voi cliccando semplicemente, sto facendo macelli, cliccando semplicemente su Vividi andate proprio a colorare il display, ed è veramente un piacere osservarlo, comunque guardarlo, molto molto godibile. Abbiamo Infinity O Display, quindi qui è nascosta la fotocamera anteriore, che funge anche dal riconoscimento 2D della faccia. Devo dire la verità, molto molto bella, e questa soluzione è forse la mia preferita, anzi togliete proprio forse, è proprio la mia preferita. Poi con questi sfondi carini che stanno uscendo riuscite anche a nasconderla in maniera molto molto astuta, quindi veramente secondo me un ottimo lavoro anche da parte degli utenti per quanto riguarda questi smartphone. Detto ciò, andiamo ad analizzare, come detto in precedenza, il display, perché qui abbiamo un Gorilla Glass 5, un display AMOLED, e si vede, ragazzi, veramente angoli di visione fantastici e neri assoluti che vi faccio vedere a breve. E inoltre abbiamo una risoluzione di 1080x2280 pixel, un display che rispetto ai suoi fratelli diciamo maggiori non è Quad HD, ma devo dire la verità, la differenza è quasi impercettibile. Quindi, secondo me, anche sotto questo punto di vista, ottimo, ottimo lavoro. Un'altra cosa che andiamo a perdere per quanto riguarda proprio il display è, diciamo, il pannello Edge, che sinceramente io non ne sento la mancanza, anzi, trovo molto più comodo questa soluzione. E inoltre abbiamo comunque sempre a disposizione, se dove l'ho messo, eccolo qua, il pannello Edge, che sinceramente ha le sue funzionalità, sì, ma non è proprio utilissimo, ma comunque ce l'abbiamo sempre a portata di mano, quindi va benissimo anche sotto questo punto di vista. Detto ciò, andiamo a vedere un attimo i colori. Ho scaricato proprio un'applicazione e vediamo che i bianchi sono molto molto buoni, devo dire la verità. Forse girandolo virano un po' verso l'azzurrino, ma comunque ci sta. Poi per quanto riguarda i neri sono assolutamente assoluti, anche per quanto riguarda gli angoli di visione va benissimo, per quanto riguarda tutti gli altri colori, veramente, ragazzi, non ci sono problemi.
Qui vabbè, ci sono altre prove un po' per vedere anche per quanto riguarda i pixel, il bianco e nero, una palette colori, ma comunque devo dire la verità che sono prodotti veramente molto molto bene da Samsung. Un'altra cosa appunto di cui voglio parlarvi subito sono i tasti qui. Io li ho lasciati perché sì, Samsung è andata ad aggiungere, diciamo, le gesture che sono appunto attivabili da qui, dal pannello delle notifiche, ma vi posso assicurare che a me non piacciono per niente. Veramente, ragazzi, secondo me Samsung poteva lavorare molto meglio. Semplicemente sono i tasti spostati in giù e che in poche parole poi dovete semplicemente andare a swipeare verso l'alto. A me sinceramente questa soluzione o comunque la gestione delle gesture di Samsung non è piaciuta tantissimo, quindi voglio lasciare ancora i tasti, anche perché comunque ci stanno, alla fine non è nulla di trascendentale, però rispetto magari a un OnePlus secondo me è gestita leggermente peggio. Detto questo, di cosa possiamo parlare? Beh, io direi di parlare proprio subito delle prestazioni. È una cosa che vi voglio togliere subito da qui, magari il dubbio, e ragazzi vi posso dire che è uno smartphone molto ma molto fluido. Infatti secondo me questo Exynos 9820 con a bordo 6 GB di RAM e inoltre anche un 128 GB di memoria vanno molto molto bene, fanno girare questo smartphone in maniera molto fluida e in generale, come potete vedere, è uno smartphone veramente prestante. Andiamo un attimino sulla mia pagina. Vi faccio vedere che comunque sin da subito è utilizzabilissima l'applicazione, quindi veramente ragazzi c'è pochissimo da dire. Anche Instagram gira molto molto bene, anche per quanto riguarda proprio la riproduzione di storie, ne ho fatte alcune proprio ieri, quindi veramente ragazzi c'è poco da dire. È uno smartphone molto molto fluido e che non dà praticamente problemi. Una cosa che forse mi sono dimenticato, è possibile attivare il Dolby. Io adesso l'ho attivato, eccolo qui, potete attivarlo sempre per quanto riguarda il pannello delle notifiche, e vi posso dire che riuscite ad avere una qualità veramente enorme. Vi faccio vedere anche qui un po' l'audio, alziamo un attimo. Tutte le ragazzine hanno avuto un bel vestitino e la torta per i loro 14 anni. Io voglio tornare a casa, papà! Da quella parte ci sono solamente lupi. Da quella a 40 chilometri c'è la città mineraria di Smithers. Bene, prima che mi danno il copyright, vi dico che comunque non so se siete riusciti un po' a percepirlo, un po' anche per quanto riguarda il mio microfono, che non è dei migliori, ma comunque in generale è veramente, veramente ottimo, molto immersivo, e io amo proprio questa soluzione. Su Netflix, non so se avete notato, questa parte qui viene, diciamo, oscurata, mentre se andiamo su YouTube, questa è una cosa che voglio farvi vedere, anzi, andiamo proprio a mettere il nuovo video di Manuel, che magari se stai vedendo questo video ti saluto, sei un grande, ma comunque in generale, abbassiamo un attimino la voce. No, non si fa. Sì, vabbè, ho attivato il tasto Bixby. Questa è una cosa che, ragazzi, mi capita tantissime volte. Io il tasto Bixby qua lo odio perché sbaglio sempre a cliccare. Ma comunque vi faccio vedere una cosa. Come se su Netflix, stavo dicendo, va questa parte ad essere oscurata, su YouTube dà un pochettino più fastidio perché appunto va a riprodursi il video anche sotto la fotocamera. Nulla di trascendentale, era giusto per farvi vedere questa cosa. Detto ciò, di cosa possiamo parlare più? Beh, possiamo parlare assolutamente della batteria. Abbiamo una batteria da 3100 mAh che con un utilizzo medio intenso, devo dire la verità, a me non ha dato mai problemi, mi porta a sera senza alcun problema, mentre con un utilizzo leggermente più diciamo stress lavorativo o comunque in generale che andate proprio a stessarlo a giocare. Inoltre ho realizzato anche alcuni video che vedete anche sul mio secondo canale. Sì, va un pochettino più in difficoltà, però comunque vi porta sempre a sera, magari aggiungendo un po' di risparmio energetico, andate proprio con grandissima tranquillità senza dover ricaricare lo smartphone. E proprio parlando di ricarica, sono andato proprio nel pannello perché, come potete vedere, ha questa caratteristica molto interessante, o meglio quella di diventare una specie di basetta di ricarica. Adesso non posso farvela vedere perché è al 30%, lo sto utilizzando da ieri con il mio secondo smartphone, e appunto potete vedere che adesso sono le 10:30 e ancora al 30%, 29% adesso, ma comunque lato batteria veramente, ragazzi, non ci sono problemi con questo smartphone. E vi stavo dicendo che comunque riesce a diventare proprio una basetta, quindi prendete lo smartphone, lo appoggiate e fa proprio da basetta di ricarica, e ovviamente ha la ricarica wireless. Io ho proprio preso in occasione la mia basetta di casa. Non è andato. C'è un bel fail online. Facciamo così. Mi sa che non l'ho collegata, ragazzi.
Adesso che l'ho collegata è andato. Assolutamente, ragazzi, vi posso assicurare che funziona molto bene. Aggiustiamo il cavo qua dietro perché mi dà proprio fastidio. Va assolutamente molto bene, quindi sotto questo punto di vista veramente completissimo. Anche per quanto riguarda un po' la resistenza, abbiamo IP68, quindi resistenza a quel polvere senza problemi. Veramente ottimo anche sotto questo punto di vista. Detto ciò, direi che possiamo parlare di un'altra feature molto interessante, o comunque di un'altra caratteristica, ecco, mi correggo, molto importante, o meglio il comparto fotografico. Abbiamo due fotocamere posteriori, una 12 megapixel e una 16 megapixel, una standard e l'altra grandangolare, veramente molto molto interessante e fatta molto bene. Adesso andiamo a vedere qualche foto e vi dico che funzionano molto bene sia per quanto riguarda nitidezza eccetera eccetera eccetera, ma adesso vi faccio vedere le foto. Un'altra cosa che però andiamo a perdere rispetto a quello che è un S10, un S10 Plus, è proprio la terza fotocamera, quella teleobiettivo, che però sinceramente non ho sentito praticamente la mancanza, perché alla fine andavo a utilizzare sempre solo queste due, quindi veramente, ragazzi, secondo me non è una cosa proprio da sentire con particolare, diciamo, esigenza, non lo so, però comunque in generale dipende un pochettino da voi. Io sinceramente, per me vanno benissimo queste due. Detto ciò, per quanto riguarda la 12 megapixel abbiamo un'apertura focale variabile f1.5-2.5, mentre quella lì diciamo grandangolare abbiamo un'apertura f2.2. sono due fotocamere molto molto interessanti. Voglio mettere un po' qui lo scatolo un po' alla Galeazzi, voglio andare un attimo qui e vi faccio vedere che la differenza si vede. Questa è quella normale e questa è quella grandangolare. Fantastica, ragazzi, veramente io amo questa feature, o comunque questa fotocamera su questo smartphone, veramente secondo me ben ben gestita. Andiamo un po' a fare uno scatto, vedete, anche per quanto riguarda proprio il punto e scatto è veramente ottimo. Anche per quanto riguarda la messa a fuoco non ci sono praticamente problemi, molto molto fluida. E comunque, se volete maggiori informazioni o comunque vedere un po' una prova video, andate sul secondo canale, lì trovate appunto i vari test. Qui abbiamo la modalità video, si accede tramite dei semplici swipe, molto interessante. Abbiamo la modalità rallentatore, hyperlapse. Non voglio sinceramente prolungarmi troppo qui perché alla fine già sappiamo benissimo come funziona. Volevo semplicemente farvi vedere. Inoltre abbiamo anche la modalità Instagram, che permette appunto di pubblicare foto e video direttamente qui dalla fotocamera. Molto interessante, devo dire, una cosa che diciamo che per gli influencer è stata pensata molto bene. Non l'ho utilizzata tanto, però comunque in generale va bene. Adesso vedete un po' questo pop-up perché io, diciamo, sono andato a cambiare un po' il colore perché volevo portarvelo in questo colore, ma comunque in generale devo dire molto interessante questa scelta fatta da Samsung. Detto ciò, torniamo un attimino nella nostra modalità normale e vi dico un attimino le risoluzioni, perché se andiamo qui vi faccio vedere che i video arrivano a un massimo di 4K 60 fps. Il mio consiglio però è di registrare o in Full HD o in Full HD 60 fps, perché sì, abbiamo ovviamente una qualità maggiore con il 4K, però i file sono molto molto pesanti. Anche al mio PC ho trovato difficoltà proprio nell'editing perché sono pesanti, ma comunque in generale il mio consiglio è di registrare a 60 fps, perché riuscite ad avere comunque dei file molto molto piacevoli, stabilizzati bene, fluidi e comunque sempre di ottima qualità. E vi ripeto, secondo canale, e lì trovate tutte le prove video. Detto ciò, andiamo a vedere un po' la prova foto. Ebbene, qui mi sono dato un pochettino da fare perché ho voluto testare a fondo questa fotocamera. Devo dire che mi ha dato tante soddisfazioni. Questa è quella lì standard, ero in macchina, e se andiamo a zoomare vediamo che comunque si perde un po' di dettaglio, ma comunque riesce a rimanere bella definita. Comunque si riesce a capire cos'è, non va ad impastare troppo, quindi veramente ottimo. Anche per quanto riguarda un po' quella che è proprio la grandangolare, veramente secondo me ben ben gestita, quindi ottimo anche sotto questo punto di vista. Se giriamo da questa parte andiamo analizzare un po' quella che è la fotocamera anteriore, perché qui mi voglio soffermare un attimino, perché è ben gestita, è fatta molto bene, il dettaglio è veramente tanto, ragazzi, guardate qui il mio occhio, a parte che è bellissima, questa è una cosa, però comunque in generale è veramente molto ben definito, quindi c'è veramente pochissimo da dire. Secondo me fatta molto bene la fotocamera anteriore, e poi avete anche la possibilità di in questo modo, diciamo, ingrandirla, farla diventare leggermente più grandangolare.
Da questa parte andiamo un po' alle criticità, o meglio l'effetto bokeh, perché sì, funziona molto bene, anche in questo caso come potete vedere è abbastanza ben scontornata, non ci sono problemi, potete aggiungere degli effetti, adesso vi faccio vedere, potete aumentare l'effetto bokeh, potete aggiungere degli effetti come questo qui molto interessante, si chiama ruota, poi abbiamo l'effetto zoom e poi abbiamo questo effetto che diciamo mette in bianco e nero, adesso abbiamo perso un attimo la fuoco, scusatemi, diciamo a mettere in bianco e nero la parte posteriore e vi rimane a voi in colore, molto molto interessante anche questa, questa funzionalità diciamo diversa un po' dal solito, o comunque va a riprendere un pochettino anche quella magari degli iPhone, ma comunque in generale secondo me ben gestita. Detto ciò, non voglio perdermi in troppe chiacchiere, vi volevo far vedere la criticità principale. Queste sono altre foto fatte sempre con normale e grandangolare, veramente fantastica, c'è poco da dire, ma vi voglio far vedere la criticità di cui vi parlavo prima. Eccola qui, andiamo un attimo in effetto bokeh e qui potete vedere che se aggiungete un po' di particolare all'immagine, vedete che proprio qui si va a creare questo piccolo disturbetto che a volte dà un po' fastidio. Mi è capitato più volte, quindi volevo un attimo parlarvi di questa cosa, però comunque in generale andando a modificare e mettendola diciamo, ecco, forse così si nota di più, cioè andando un po' a modificare si va a notare leggermente di più, ma anche qui poi in generale potete lavorarci un pochettino sopra e riuscite a realizzare degli ottimi effetti. Per prove vi consiglio di andare sempre anche sulla mia pagina Instagram. Detto ciò, io penso di avervi detto praticamente tutto di quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto di questo smartphone, anzi per quello che non mi è piaciuto vi posso dire che avrei preferito forse il Touch ID leggermente più in basso, perché sì, è comodo, perché lo smartphone è piccolo e ragazzi questa è una cosa assolutamente da premiare, perché è leggerissimo, è piccolo e lo utilizzo quotidiano, lo utilizzo a una mano, è veramente fantastico, ma comunque... avrei preferito il Touch ID un po' più in basso perché sarebbe stato un po' più comodo e inoltre soffre un po' di surriscaldamento quando proprio andate a stressare tantissimo, ma fidatevi di me, è una cosa proprio quasi impercettibile, quindi non ci sono problemi. E una cosa che stavo quasi per dimenticare è il per quanto riguarda proprio le notifiche. Io come vedete adesso ho attivo l'Always On Display, che adesso non si attiva, non riesco a capire perché, per favore ti puoi attivare, scusami. Eccolo qui, e qui abbiamo appunto le varie notifiche, bene, funziona bene, qua molti dicono che comunque c'è una specie di LED attorno alla fotocamera che comunque funge da LED di notifiche, ma fidatevi di me, è una mancanza che io ho sentito, o meglio avrei preferito assolutamente di avere il solito LED classico lì piazzato magari nella capsula auricolare. Detto ciò ragazzi, penso veramente di avervi detto in questo punto tutto, è uno smartphone che a me è piaciuto veramente tanto, assolutamente lo consiglio per chi vuole un top di gamma nuovo, perché questo ragazzi, fidatevi di me, è un top di gamma a tutti gli effetti, non ha nulla in meno rispetto proprio di eccessivo rispetto magari ad un S10, S10 Plus, e l'utilizzo quotidiano è molto molto piacevole da utilizzare, anche per quanto riguarda la velocità, veramente Samsung, come detto anche in altri video, si sta avvicinando anche a quella che è la fluidità di un OnePlus per quanto riguarda anche user experience eccetera. Ma comunque detto questo, ci vediamo prossimamente con nuovi video, spero che questo video vi sia piaciuto, se volete altri video del genere fatemelo sapere qui sotto nei commenti, vi ringrazio tantissimo per il supporto, è stata una bella chiacchierata, ma per oggi è tutto, pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, io dalla mia diciamo scrivania e dal mio S10e vi lasciamo un bel saluto, ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!